si è persa la memoria della scandola in questa contrada che gli ha dato i natali, anche se è passato tanto tempo, i parenti non ci sono più, no, Don Lucio? Però la memoria c'è. I parenti sono spariti quasi tutti e il tempo ce li ha portati via, ma la memoria rimane, rimane viva. È una memoria che ha a che fare con le pietre, con le tradizioni delle persone che in parte esistono ancora, no? Con il ricordo del territorio. Nelle sue lettere lei cita questo territorio bello che noi vediamo ancora e quindi la sentiamo un po' viva, ci sembra di guardare un po' le cose che vedeva lei, ecco. Biancari, diciamo che da questa contrada il panorama è completamente diverso da quello che il Comboni vede da Limone, però questa suora forte rappresenta un po' questa terra, i Biancari, Bosco Chiesa Nuova, la Lessinia, insomma un carattere di quelli forti che l'ha portata poi a fare grandi cose. E si dice, no, di Suor Giuseppa che era una donna apprezzata perché donna semplice, perché persona capace di grande preghiera ma anche di grande concretezza, di grande capacità di incontrare la realtà, quella concreta dei poveri. E c'è una biografia recente che parla di Suor Giuseppa mettendo in luce il fatto che lei portava sempre le calzature tipiche di qui, della Lessinia, no? le sgalmare, gli zoccoli, ecco. Ed è interessante perché era la calzatura del lavoro. Sono passati secoli, sono passati un sacco di anni, un secolo e più. Naturalmente però la religiosità popolare qui è ancora forte, non solo in contrade come queste, ma in un tessuto che è questo della Lessinia, che è ancora molto legato, non tradizionalmente, ma alla tradizione, quella bella, quella sana. C'è un grande legame che oggi diventa anche legame proprio con il territorio, con le origini, il legame anche con le abitudini, con il riprendere in mano i ricordi dei progenitori, diciamo. E questo ha a che fare anche sicuramente con la fede, più che per la tradizione della fede, proprio per il tessuto sociale che resta di paese, familiare, e che aiuta anche a trasmettere, no, il messaggio del Vangelo. Da questo punto di vista, che persona era? Che persona poteva essere Suor Giuseppa Scandola? Ma c'è un episodio, un piccolo episodio della sua vita, che è quello che le fa incontrare Comboni, no? In breve, a Erbizzo c'era una presunta apparizione di Maria e Comboni era venuto, non si sa bene perché, ma sembra che fosse venuto a verificare di questo evento, della verità di questo evento, e trova Suor Giuseppa, trova Marietta Scandola, e la vede scettica, ma scettica non in maniera brutta, in maniera cattiva, la vede realista, diciamo, sui fatti, e proprio questo probabilmente è uno dei fatti che fa in modo che Comboni apprezzi la figura di questa donna, per dire che Suor Giuseppa era una persona che aveva una grande sapienza, no? Quella sapienza che veniva dalla cultura contadina, che magari non era scolarizzata, ma non per questo era meno capace di incontrare la realtà, di interpretarla e di viverla. La vediamo così, ecco, come una donna semplice, forte, e per niente sciocca, probabilmente semplice per quel che riguarda l'istruzione, ma molto sapiente per quel che riguarda la vita. Cervello fine. Oggi la sua casa è ancora naturalmente abitata, abitato tra virgolette, e anche il capitello sul quale si fermava a pregare, perché oggi tante persone vanno lì ancora. Sì, c'è il capitello, al capitello lei pregava Maria, le affidava la vita, le vicende liete e tristi che in quei tempi si vivevano, non c'era una vita facile, no, qui in Lessinia. C'è la sua casa, ci sono tutte le cose che lei vedeva, ecco, ci piace pensare che insomma camminiamo per gli stessi luoghi e che in fondo questi luoghi portano alla memoria di una santità molto concreta, no? Molto viva e molto concreta.